Il 100 giovani calciatori è di scena mercoledì sera alle 20.45 sulla pista del Capannino, ospite del Follonica, in un derby che riporta alla mente degli appassionati di hockey su pista quando le due squadre si affrontavano per la vittoria del campionato. All'andata al Pala Barzacchi terminò 3-3. Per entrambe le squadre si tratta di una gara difficile in quanto sono reduci da sconfitte. I bianconeri, che ritrovano in panchina l'allenatore Francesco Dolce dopo due turni di squalifica, dovranno però rinunciare ancora a Fernando Montigel, la cui assenza si è fatta sentire scontando mercoledì l'ultima delle tre giornate di squalifica. I bianconeri hanno perso nel derby con il Forte dei Marmi per 5-4, mentre il Follonica è reduce da un passivo pesante 10-5 con il Sarzana. Quindi sulla pista del Capannino occorrerà metterci la massima attenzione da parte dei ragazzi di Francesco Dolce per cercare di sperare di riuscire a portare a casa punti per poter ritornare a muovere la classifica dopo tre sconfitte di fila. Arbiteranno Giovanni Andrisani e Francesco Stallone, arbitro ausiliario Nello Lorenzoni, al tavolo dei 45 secondi Giulio Chiti.